in modo che avremo anche per fare i verbali dopo, per gli appunti. E diciamo sì che possiamo partire. Buonasera a tutti. Partiamo con questo primo evento, con questo primo incontro di un ciclo di 5 appuntamenti sul tema della castanicoltura. È un ciclo organizzato dall'ASFO, che parte dall'iniziativa dell'ASFO Erbezzo in collaborazione con l'Università di Udine e della Cnecca Svesa. Questo lavoro fa parte poi anche del mio lavoro di tesi magistrale, di cui la professoressa Bassi è mia relatrice. E appunto insieme all'ASFO Erbezzo abbiamo deciso di collaborare, di fare, diciamo, coincidere i nostri percorsi. Come dicevo, questa iniziativa parte dall'ASFO Erbezzo, o comunque è il risultato dell'attività già svolta durante questo inverno, che ci illustrerà dopo Luca Postregna, in qualità di portavoce dell'ASFO. Ho visto adesso che è entrato anche Michele Qualizza, il presidente. E questo appunto è il lavoro che è conseguente di creazione di una strategia o comunque di pianificazione specifico sul tema della castanicoltura nelle valli Natisone del Torre, con un particolare focus dall'esperienza dell'Asperbezzo. Mi permetto di fare una piccola parentesi perché ieri riguardavo un po' i verbali della seduta precedente e proprio nel primo incontro ha partecipato Carlo Picotti, che era il dottore agronomo forestale che purtroppo ci ha lasciato poco più di una decina di giorni e mi piaceva ricordarlo perché sicuramente sarebbe stata una delle persone coinvolte anche all'interno del nostro processo e mi piaceva poterlo raccontare anche durante la mia esperienza. Il programma degli incontri, che saranno, come abbiamo detto, saranno 5 incontri sul tema, partendo appunto da oggi, ogni lunedì fino al 24 maggio. Fino al 24 maggio è più o meno questo che vedete. Sarà il programma. Oggi sarà più una parte introduttiva in generale dell'ASFO e delle attività svolte fino adesso e quella che poi farà l'ERSA, una piccola illustrazione della situazione attuale della castanicoltura nelle valli Natisone del Torre. Inizieremo a lavorare poi sul vero e proprio processo di analisi della situazione. Con l'obiettivo appunto di arrivare alla fine del percorso di appunto creare una pianificazione e quindi un cronoprogramma delle attività da svolgere. Nello specifico, appunto, qua ci sarà questa piccola introduzione che faccio io e chiederò dopo di potersi presentare, faremo una piccola presentazione dei partecipanti un po' anche per conoscere quelli che sono i soggetti coinvolti che stanno partecipando. E procederà Luca appunto in qualità di sindaco e di portavoce dell'ASFO Erbezzo su quella che è la realtà dell'ASFO e della programmazione del lavoro che è stato svolto durante diciamo la fase iniziale, i mesi iniziali di quest'anno. Procederà la professoressa Bassi su una breve illustrazione di quella che sarà la metodologia che utilizzeremo per poter impostare questo laboratorio di progettazione, perché di questo si tratterà alla fine del nostro lavoro. E prima di partire proprio con l'analisi del contesto, chiedo a Michele Fabbro, tecnico dell'ERSA, di fare un po' quella che è una fotografia, no? Di illustrare qual è la situazione attuale della castanicoltura a livello locale. Visto che in questi ultimi anni, Michele, dai, abbiamo girato parecchio tra castagneti e possibili nuovi impianti, no? E poi successivamente, appunto, andremo ad entrarci nell'analisi vera e propria. Ringrazio tutti, intanto per la partecipazione. Vedo, tra i partecipanti diversi amministratori dei comuni, delle Valli del Natisone.
la presenza anche dei funzionari della regione. Ringrazio anche per questo, perché anche la regione si sta interessando particolarmente a questo tema. È vero anche che già nella fase iniziale, diciamo, c'è stata la partecipazione anche con la presenza poi finale dell'assessore Zanier durante l'assemblea dell'ASFO. Credo che sia stata comunque una cosa positiva, no? Una presenza positiva. Luca, ti cederei la parola per fare appunto l'introduzione sull'ASFO e su quanto abbiamo già svolto nei mesi iniziali di quest'anno. Bene, ti ringrazio Francesco, ringrazio della presenza anche gli amministratori dei comuni limitrofi, dello sindaco di San Leonardo, di Drenchia, di Savogna, di Grimacco anche, insomma tante persone, anche Michele Qualizza. Vedete la mia condivisione? Dovrebbe esserci, se Francesco mi confermi, o Ivana. Sì, si vede. Allora, vi racconto un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi insieme, insomma, a questo gruppo di lavoro che abbiamo un po' definito a livello locale fino adesso. Allora, andiamo. Benissimo. Allora, a me piace inquadrare le politiche che svolgiamo nel nostro contesto secondo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, perché comunque, secondo me, riuscire e fare lo sforzo di inquadrare le programmazioni che portiamo avanti anche a livello locale in un contesto assolutamente sovraordinato come quello dell'Agenda ONU è assolutamente indispensabile e opportuno. Allora, più o meno faccio l'ipotesi che conosciamo abbastanza, diciamo, il target di cui ci stiamo riferendo in questa assemblea qua, conosce abbastanza quella che è la realtà delle balie della Tisone. Quindi, insomma, andrò via abbastanza veloce sull'aspetto descrittivo, anche se non conosco tutti i partecipanti, però, insomma, diamo questa come assodato. Comunque, no, noi facciamo da tanto tempo che facciamo progetti di sviluppo sul paesaggio, no? Dall'escursionismo a tante altre cose. Ma qual è il problema, no, paesaggistico che di fatto accomuna un po' tutte le nostre progettualità? No? È il tema dell'abbandono, okay? Che secondo noi può rappresentare, anzi rappresenta il problema che di fatto accomuna un po' tutti i portatori di interesse, no? È un problema che di fatto, a nostro modo di vedere, può rappresentare una chiave di lettura anche nell'affrontare poi in maniera strategica gli sviluppi delle nostre progettualità, che di fatto, insomma, se noi teniamo presente, ben presente, che questo qui è il tema che noi vogliamo affrontare, forse, insomma, da qualche parte riusciamo andare a parare. Comunque, noi come associazione fondiaria, come Comune di Stregna, tra le principali problematiche appunto che abbiamo identificato nel nostro contesto del Comune di Stregna, ma anche nelle Balie della Tisone, è il problema del frazionamento fondiario e della multiproprietà. Qui uno studio del 2016 su un'area target di 36 ettari, una superficie media di un decimo di ettaro, no? Molto velocemente questa cosa qua, ma giusto per capire qual è il contesto, se vogliamo, catastale nel quale ci stiamo muovendo e che muove anche molte delle nostre progettualità. Allo stesso modo, al di là del frazionamento in termini di dimensioni, c'è anche, secondo me, quello che è ancora più grave, il frazionamento della proprietà. Okay? Guardiamo gli ultimi dati, questi in verde, il 77% delle proprietà hanno almeno un proprietario non residente a Stregna, e il 52%, la metà della nostra proprietà all'interno del comune di Stregna, ma è una roba analoga, immagino, anche negli altri comuni montani, e di fatto senza proprietari residenti in comune di Stregna. Ci vuole un'idea per cercare di superare questo problema. E noi stiamo sviluppando questa progettualità. L'associazione fondiaria è un'esperienza nata in Francia, arrivata in Piemonte nel 2012, grazie al professor Cavallero dell'Università di Torino. E di fatto, in maniera molto riassuntiva, rappresenta un'associazione di volontariato senza fini di lucro che raccoglie la delega dei soci a gestire i terreni e non li usucapisce, anzi, li gestisce in maniera unitaria e li mette a disposizione di fatto di potenziali gestori, usufruitori, aziende che di fatto, insomma, valorizzano quello che è principalmente un bene abbandonato, almeno nel nostro contesto. Noi ci concentriamo molto sull'abbandono, non abbiamo assolutamente intenzione di sovrapporci nella nostra progettualità rispetto a territori o a superfici che invece sono
gestite, no? Questo qui deve essere abbastanza chiaro. Noi vogliamo mettere a disposizione insomma, le nostre progettualità a chi invece fa questo tipo di attività. Dall'altra parte, nel 2021 l'associazione fondiaria ha quasi 80 soci, più quasi 420 particelle fondiarie per quasi 72 ettari di superficie, okay, in gestione. Su questi 72 ettari di superficie ne abbiamo circa una ventina, forse 20-25, in affitto a delle aziende agricole che di fatto valorizzano questi beni, sia dal punto di vista zootecnico che anche dal punto di vista della cultura del castagno. Questi qua sono degli esempi di associazione fondiaria. Questo qua in alto, diciamo, la parte colorata rappresenta l'area di Stregna. L'area color senape è un intervento di recupero degli incolti che abbiamo svolto negli ultimi anni. L'immagine qua sotto invece rappresenta, diciamo in basso a sinistra, rappresenta un'associazione fondiaria a Oblizza. La parte senape è circa un ettaro e mezzo intorno alla chiesa di Oblizza. Invece l'area qui a destra rappresenta, sempre color senape, un'area di circa 8 ettari presso Tribi Superiore. Entrambe queste aree qua sono state oggetto di intervento di recupero dei terreni incolti negli ultimi 5 anni. Un po' questa qui, il recupero dell'incolto, ok, soprattutto in prossimità delle frazioni che abbiamo visto prima, è quello che ha caratterizzato le nostre attività fino al 2020, di fatto. E l'associazione fondiaria ha portato avanti dei recuperi per circa 12-13 ettari, ok. Altri privati, e ci sono anche qua presenti alcuni privati, hanno portato avanti delle progettualità. Diciamo fino adesso, fino al 2020, abbiamo recuperato circa 26 ettari di terreni incolti, tutti ettari che adesso si trovano in fascicoli aziendali di aziende agricole, okay. E questa è una cosa che caratterizza estremamente anche la nostra attività, perché comunque è proprio lì che vogliamo andare a parare. Questi qua sono degli esempi. Questa qui è l'area di circa 7 ettari, 8 ettari presso Tribi Superiore. Già ai tempi della lavorazione, vedete qui in basso a sinistra un trincia forestale che lavora e che recupera, ok. Questa qui è l'area di Stregna recuperata, qui l'area, diciamo, tutta, gran parte dell'area qui a sinistra di fatto era incolta, era abbandonata, come se vogliamo la parte in basso, ok. E qui il primo intervento svolto e chiuso nel 2018 dall'associazione fondiaria, un ettaro e mezzo di recupero di terreni incolti a Oblizza. Le previsioni sul recupero degli incolti sono anche rispetto delle risorse per cui abbiamo chiesto i finanziamenti, è praticamente duplicare nei prossimi 3 anni le superfici recuperate. Okay. Nel frattempo, visto che comunque anche la nostra attività si è consolidata e si è anche rafforzata, alla fine del 2020 c'è quella che Renato Marcon, un nostro consigliere comunale che penso sia anche qua presente, ha definito un po' una crisi di crescita dell'associazione fondiaria, del comune, anche rispetto alle progettualità. E quindi abbiamo un po' sentito la necessità di strutturare la programmazione delle attività a medio termine. E vediamo come l'abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Da dicembre 2020 abbiamo organizzato 10 incontri, ok, tutti martedì sera, adesso siamo il lunedì. A questi incontri hanno partecipato il direttivo dell'associazione fondiaria, più i soci, più alcuni soci, la giunta comunale di Stregna e anche alcuni consiglieri comunali e dei portatori di interesse esterni, che sono stati principalmente anche l'Università di Udine, il CAI, la CMECCA Svevo, l'Università di Padova, insomma con dei rappresentanti, anche la Regione, con Pierpaolo Zanchetta, è stato molto presente, insomma, il servizio di biodiversità. Nel frattempo comunque, visto mentre questo progetto si stava sviluppando, l'abbiamo anche condiviso con quelli che sono di fatto i portatori di interesse esterni, diciamo, al nostro territorio, anche perché comunque ci interessava condividere il nostro lavoro. Abbiamo di fatto definito un programma al 2026
una vision e una mission, tutto questo qua in maniera molto partecipata, quindi si tratta di una vision di espandere, se vogliamo, l'esperienza per lo sviluppo agricolo nel contesto delle varie zone, e un obiettivo generale, se vogliamo, è di contrastare l'abbandono del territorio, di valorizzare il paesaggio identitario. Quindi qua potete già immaginare che stiamo uscendo da quel contesto che era prettamente legato al recupero dei terreni incolti, ma stiamo cercando di valorizzare e di costruire una progettualità anche un po' più ampia. E conseguentemente, diciamo, a questo obiettivo generale del contrasto all'abbandono, abbiamo definito due altri obiettivi, ok? Che uno è l'oggetto, se vogliamo, della nostra progettualità, e quindi gestire i prati, i pascoli, i castagnetti e del bosco, non solo per il riscaldamento. Quindi abbiamo definito degli obiettivi specifici sulla zootecnia, sull'elemento identitario del castagno, ed è quello che adesso l'obiettivo specifico che noi valorizzeremo, diciamo, in questi incontri qua. Delle progettualità legate al recupero del paesaggio terrazzato, ok? Ed un obiettivo specifico invece legato, se vogliamo, alla gestione selvicolturale. Dall'altra parte, oltre all'oggetto, abbiamo lavorato molto anche su quello che è stato definito un po' il soggetto che deve compiere queste azioni, ok? E quindi un'organizzazione dell'associazione, un'organizzazione anche dei comuni, ok? Del comune, e quindi si parla di visioni interdisciplinari, ok? Perché comunque, insomma, capite che lo sviluppo agricolo è abbastanza, diciamo, intersettoriale. Vogliamo lavorare sull'aumentare la consapevolezza dell'associazione e delle sue finalità, ok? Lavorare ovviamente sulla crescita dell'associazione, ok? E sulla gestione collettiva dei fondi, ma anche in maniera molto trasversale conoscere e collaborare con quelle che sono le opportunità nel contesto esterno al nostro, quindi, diciamo, su tutte quelle reti che si possono creare, diciamo, intorno a noi. E facendo un focus su quello che è l'obiettivo specifico della castagnicoltura, ok, queste qui sono più o meno la progettualità che abbiamo sviluppato da portare avanti nel quinquennio che vi ho indicato, no? Quindi, diciamo, rispetto all'obiettivo specifico della filiera del castagno, ok, e ci siamo posti come dei risultati legati all'aumento della dimensione in gestione delle superfici, al recupero dei castagnetti storici e alla creazione di nuovi impianti a frutteto moderno. Okay? Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, negli indicatori, okay, di questo e delle azioni proposte, che poi magari sarà un frutto anche di un'analisi del contesto, di fatto che dovrebbe uscire da questo lavoro qua, anzi, ne siamo certi che uscirà qualcosa di interessante, e su questi tre temi qua, che diciamo che il comune di Stregna e anche e soprattutto l'associazione fondiaria intendono partecipare, intendono, diciamo, cogliere delle azioni che vadano a lavorare su questo contesto, perché comunque per quello che riguarda la castagnicoltura, insomma, non siamo a un anno zero, perché comunque molte attività sono state fatte anche negli ultimi 5 anni, soprattutto di studio, ma poi vedremo di approfondire, però, insomma, tutto sommato, per quello che riguarda la valorizzazione dei frutti, secondo me siamo ancora abbastanza indietro, insomma, rispetto alle potenzialità. Detto questo, vi anticipo queste due proposte di legge che sono in legge regionali, che sono oggetto di discussione proprio in questi giorni in Consiglio regionale. In particolare c'è una proposta di legge di modifica della legge 10/2010, che è la norma di finanziamento regionale che ci permette di fare l'attività di recupero degli incolti, e guardate, stanno inserendo all'interno delle finalità di questa legge di promuovere, oltre all'attività zootecnica e, diciamo, di prato pascolo, anche la castagnicoltura da frutto e altre culture di montagna. Quindi quello che si sta prospettando è utilizzare questo strumento, di cui, insomma, siamo entrati in possesso e lo governiamo tutto sommato in maniera abbastanza soddisfacente, anche per lavorare sulla castagnicoltura. Dall'altro canto, abbastanza interessante, ma non approfondisco troppo, un'altra proposta di legge regionale immediatamente conseguente a quella che vi ho elencato, che si intitola Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagnetti. Questa qui è una proposta di legge regionale,
uscita da due consiglieri di maggioranza regionali, e quindi vediamo come anche la regione Friuli Venezia Giulia, attraverso insomma il legislatore, il suo potere legislativo, di fatto sta concentrando alcune delle sue azioni legate allo sviluppo agricolo rispetto a queste tematiche. E questo qui è il contesto nel quale ci muoviamo. Qui vi ho lasciato e vi condividerò gli indirizzi su dove seguire le attività dell'associazione fondiaria. In particolare qui c'è una newsletter, okay, e un canale YouTube. E stiamo portando avanti in maniera sistematica, anche in collaborazione con Novi Matajur, un giornale locale, ma insomma non solo, con Ivo Peci e Marco Virgilio, anche un'azione continuativa di sensibilizzazione su questi processi, anche perché comunque ci interessa assolutamente tenere calda l'attenzione sulla tematica al fine di creare partecipazione. Bene, vi ringrazio. Bene, grazie Luca. Io cederei subito la parola alla professoressa Bassi, che ci illustra brevemente la metodologia. Mi sono permesso di tagliare la questione della partecipazione perché siamo molti, siamo circa una quarantina, e se magari prenderò io parola prima di iniziare a fare lavoro, a fare una piccola carrellata delle categorie, diciamo, che abbiamo presenti prima di iniziare a lavorare insieme, no? Prego, professoressa. Allora, dovrei aver condiviso lo schermo, chiedo conferma. Si vede? Sì. Bene, buonasera a tutti. È un piacere rivedere alcuni con cui abbiamo portato avanti il percorso dei primi tre mesi e oltre a questi anche tanta gente nuova. Siamo in tantissimi anche, oltre 40, no? 41 persone. Allora, a me il compito di illustrare, seppur brevemente, la metodologia che andremo ad utilizzare. Chi ha partecipato ai 10 incontri di cui ci diceva prima Francesco la conosce. Si tratta di una metodologia, in realtà ci sono tante metodologie che si occupano di sviluppo, di progetti di sviluppo, tante, non tantissime, ma insomma più di una, però hanno in comune alcuni elementi che sono quelli che metterò in evidenza oggi e sono quelli che appunto abbiamo seguito anche nel percorso precedente. Quindi si parla di progettazione partecipata e la metodologia è quella del project cycle management, l'approccio del quadro logico, insomma questi sono tecnicismi che insomma li dico, ecco, perché rimangono magari nella nostra mente. Allora, questa metodologia si articola, ed è quello che noi faremo, no? Si articola in due fasi e sin da subito dico che queste fasi, lo dirò anche alla fine, che queste fasi sono due fasi distinte, ma conseguenziali, complementari. Quindi, prima di tutto andiamo ad analizzare qualcosa, poi segue la pianificazione, la progettazione. Vediamo se riesco a migliorare la vista. Ok, forse così si vede anche meglio. Ok, quindi analizziamo prima e poi progettiamo. Ecco qui, vediamo se riesco anche a togliere un po' di finestre, perfetto. Allora, quindi una fase di analisi che a sua volta si articola in sottofasi perché andremo ad analizzare i problemi, gli obiettivi, le strategie, ma poi la pianificazione. Innanzitutto, per poter analizzare e poi pianificare un progetto di sviluppo deve essere definito il contesto. Il contesto è chiaro a tutti, è definito anche ben spiegato anche prima da Luca, perché si inserisce nel lavoro già svolto dall'associazione fondiaria. Quando siamo dunque nel comune di Stregna, ma siamo anche all'interno di altri comuni delle valli del Natisone e uno sguardo anche alle vicine valli del Torre. Il settore, guardando al settore, quello della castanicoltura, ecco, è molto importante aver ben chiaro dove ci muoveremo, ed è altrettanto importante aver chiaro che il lavoro che andremo a fare si mette in relazione con il lavoro svolto che ha dato origine al programma di attività 21-26 che ci sono state prima illustrate.
Allora, l'approccio del quadro logico, dunque, dicevo, prevede una prima fase di analisi a partire dai cosiddetti portatori di interesse, gli stakeholder. Qui, che siete voi presenti, voi, noi in realtà siamo tutti presenti. Questa è un'analisi che ha svolto Francesco nel periodo precedente. Quindi un'analisi per capire chi può essere interessato, chi può portare un contributo in una logica di sviluppo di questo territorio, di questo settore, voi. Con che ruolo anche. La fase successiva è quella che viene indicata come analisi dei problemi, cioè delle criticità più rilevanti. Ma andremo a vedere anche quali sono gli elementi positivi, termine tecnico e l'analisi SWOT. Ma sostanzialmente elementi negativi, elementi positivi che contraddistinguono questo territorio all'interno del settore della castanicoltura e del lavoro che inizieremo oggi e che porteremo avanti anche al prossimo incontro. Lo scopo però poi sarà quello di definire gli obiettivi. Gli obiettivi che sono in relazione ai problemi emersi precedentemente, ma anche in relazione agli elementi positivi del territorio, del settore della castanicoltura che noi vogliamo valorizzare. Quindi questo è molto importante, per questo l'ho evidenziato in rosso. Cioè gli obiettivi che vogliamo raggiungere con la futura progettualità devono chiaramente essere collegati, fortemente correlati ai problemi e agli elementi positivi che sono emersi. Poi, se necessario, se sono tanti gli aspetti da considerare, sarà necessario anche definire dove, cosa selezionare, quale strategia perseguire, secondo uno schema, adesso proprio con qualche tecnicismo, ma che ci aiuta a capire, no? Uno schema di questo tipo, andremo a definire una serie di problemi che sono correlati fra di loro, in modo tale che, ed è questo quello che poi faremo, ed è il principio, la logica che ci seguirà nel nostro lavoro. Se riusciamo a individuare tutti i problemi prioritari, a definire un rapporto causa-effetto tra questi problemi, sostanzialmente se noi affrontiamo e risolviamo i problemi di primo livello, riusciamo di conseguenza a risolvere anche quelli dei livelli sovraordinati. E questo poi si collega agli obiettivi e alle strategie che eventualmente si vanno a definire. Dunque, partiamo dagli obiettivi, partiamo dai problemi. Definiamo gli obiettivi, a questo punto entriamo nella fase di pianificazione. Questo per me è molto importante, ricordarlo, lo ricordo sempre. Cominciamo a scrivere un progetto di sviluppo una volta che sono chiari i problemi che caratterizzano un contesto e che dobbiamo, non che vogliamo, ma che dobbiamo risolvere. A partire dai problemi definiamo gli obiettivi e proseguiremo nel nostro lavoro andando a indicare quali sono i risultati che si devono o che si possono, a volte bisogna anche fare delle scelte, raggiungere, attraverso quali attività riusciamo ad ottenere questi risultati e dunque raggiungere i nostri gli obiettivi che abbiamo definito. Andremo anche a cercheremo di capire anche qual è il tempo necessario per realizzare queste attività e o durante questi incontri o tra gli incontri, vediamo anche come procedono i lavori, però sicuramente andremo a definire i costi e quindi il budget dell'intero progetto. Altro elemento, non so se vi ricordate una delle schermate che vi ha fatto vedere Luca, sarà importante anche evidenziare quelli che vengono chiamati gli indicatori, cioè sono quegli elementi che ci consentono di verificare se abbiamo raggiunto i risultati attesi e se abbiamo raggiunto dunque di conseguenza gli obiettivi che abbiamo individuato. Questi sono tecnicismi, ogni tanto li metto, sono slide che fanno colore, però c'è una logica in tutto questo, no? Quindi abbiamo una serie di obiettivi che noi vogliamo raggiungere e dunque dei risultati che vogliamo perseguire attraverso una serie di attività che andiamo a definire, ci sarà un cronoprogramma delle attività e un budget correlato. Chiudo, credo che questa sia l'ultima, ricordando di nuovo che queste sono delle sequenze ordinate, cioè c'è prima l'analisi del contesto per poi realizzare il progetto. Si parte dai problemi per definire gli obiettivi e dunque i risultati che si devono raggiungere attraverso determinate attività.
c'è anche una sequenza cronologica delle attività e anche un'indicazione della durata, cioè sostanzialmente cosa devo fare prima, cosa devo fare dopo e quanto dura ciascuna attività. E poi, una volta che sono chiare le attività, andiamo a definire le risorse che sono necessarie per realizzare quelle attività. E questo ci consentirà di scrivere proprio il budget, quanto costa il nostro progetto. Credo di aver finito, sì, questa era l'ultima schermata. Lascio la parola di nuovo a Francesco. E, ecco, questo è il lavoro Grazie. Che andremo a fare assieme. Prego, Francesco. Grazie mille, prof. Io velocemente cederei subito la parola a Michele, Fabbro o Rosario Raso. Non so chi vuole intervenire. Dei due tecnici ERSA che diciamo hanno seguito il progetto sulla castanicoltura. Michele, dirai tu due parole sul contesto generale. Sì, ti sentiamo bene. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sotto nome dell'ERSA. E, sì, diciamo che con Francesco un po' le valli le abbiamo girate in questi ultimi anni. E, sì, ho anche un paio di presentazioni, ma andrei un po' a braccio raccontandovi a che punto siamo con le attività di valorizzazione del patrimonio castanicolo regionale. E diciamo che il lavoro nasce un po' di anni fa per indagare quella che era il patrimonio castanicolo in termini proprio di biodiversità agricola coltivata nel territorio regionale. Chiaramente le valli del Natisone sono l'ambito più interessante da questo punto di vista perché hanno, diciamo, conservano la maggior parte delle varietà e soprattutto c'è l'estensione maggiore di castagni da frutto rispetto al territorio regionale, anche se abbiamo delle belle realtà anche in altri territori. Sicuramente lo studio che abbiamo portato avanti ci ha permesso di individuare con certezza e caratterizzare magari anche prima di altre regioni, perché il piano nazionale sulla castanicoltura proprio individua tra le principali azioni da portare avanti quella di identificare con certezza il materiale conservato e coltivato nel territorio, anche al fine di poterlo poi moltiplicare e valorizzare attraverso misure specifiche. Siamo arrivati a identificare dal punto di vista genetico attraverso la collaborazione con l'Università degli Studi di Torino 13 varietà, quindi siamo sicuramente una delle regioni che possiede una delle più ampie e interessanti diciamo biodiversità dal punto di vista agricolo coltivato. Questo materiale è stato tra virgolette messo in sicurezza attraverso delle azioni specifiche che abbiamo messo in piedi prima noi come ERSA e poi anche attraverso la collaborazione con altri enti. Cito assolutamente la collaborazione che è nata con l'UTI del Natisone. Le piante madri, le piante da cui siamo partiti, no? Da cui la memoria storica ci ha accompagnato, ci sono parecchie persone anche che ci hanno lasciato in questi anni e le abbiamo conosciute, ci hanno permesso di individuare delle varietà, penso a Livio, no, Francesco, che non c'è più, ma senza il suo aiuto non avremmo neanche potuto identificare sicuramente almeno due o tre varietà. Queste varietà sono state caratterizzate, ben descritte, le piante madri sono state potate, messe in sicurezza, il materiale, diciamo, è stato poi conservato in maniera attiva, nel senso che è stato utilizzato per una moltiplicazione vivaistica. Le piante madri infatti sono presenti sia nel centro di castanicoltura di Chiusapesio come materiale diciamo base, prebase, ma sono presenti anche nel vivaio forestale gestito dalla regione e noi siamo in grado quindi da questo materiale di ripartire per fare moltiplicazione e conservazione e valorizzazione, perché questo materiale può essere riutilizzato in maniera assolutamente attiva per fare anche, diciamo, ripristini, innesti e sicuramente nuovi impianti produttivi con nuove piante, quindi proprio partendo anche da un approccio, se vogliamo, di rinnovamento, no? E di spinta verso
una castanicoltura che non è più legata solo su impianti che purtroppo per una molteplicità di cause sono legate ad ambiti, se vogliamo, abbandonati negli anni, ma possono essere anche uno stimolo a fare nuovi percorsi, tra cui sicuramente ripristini attivi ben fatti e sicuramente anche nuovi impianti. Le varietà in questione sono state poi iscritte a un registro nazionale dei fruttiferi, e quindi che viene praticamente detenuto dal Ministero dell'Agricoltura, e quindi questo materiale è assolutamente pronto e utilizzabile per le nostre attività. E, accanto a questa attività, se vogliamo, di archeologia, se vogliamo, di scienza legata a un momentino a quello che veniva coltivato un po' di anni fa, abbiamo fatto anche delle attività divulgative, propedeutiche a dimostrare, ecco, che azioni mirate, ben definite, ben precise di ripristino possono essere funzionali agli obiettivi, e questo potrebbe essere proprio uno degli aspetti della riunione anche di questa sera. E in particolar modo attraverso due progetti specifici abbiamo, come si dice, ripristinato due castagneti da frutto nelle valli del Natisone, uno a Tercimonte di Savonia e l'altro a San Leonardo, presso due realtà che si prestavano secondo noi abbastanza bene a far divulgazione, ma siamo stati un po' sfortunati nelle tempistiche, diciamo, del Covid, perché l'attività divulgativa che ci apprestavamo a mettere già in campo nel 2020 e già adesso in questa primavera purtroppo sono state rallentate e ci hanno impedito, insomma, di portare castanicoltori, amministratori locali, regionali, eccetera eccetera, sul territorio a vedere come un'attività di ripristino mirata possa diventare un'occasione di rilancio della castanicoltura. Nell'immagine che Francesco sta facendo un po' girare c'è uno degli impianti di San Leonardo, che è ancora in fase quindi di ripristino. Sono ben visibili, diciamo, le piante di castagno in estate che sono state oggetto di potatura e di, diciamo, se possiamo definirla, le abbiamo tirate fuori dal bosco, ecco, da un contesto di neoformazione boschiva. Questo è stato possibile attraverso diciamo la collaborazione anche con l'ispettorato e la direzione agricoltura, che ci ha supportato nel darci i nulla osta necessari e il supporto necessario anche nel poter intervenire in deroga su questi superfici. Siamo riusciti a innestare diverso materiale con l'obiettivo di rendere di nuovo produttivi questi impianti anche nelle zone che chiaramente sono fallate, queste gabbie rosse che vedete in giro per il prato, quello che sta tornando ad essere un prato, sono delle ceppaie che producono dei polloni, no, di castagno che noi stiamo innestando. In alcune aree siamo stati abbastanza fortunati, per esempio a Tercimonte reputiamo di avere innestato utilmente circa l'80% delle ceppaie, quindi potenzialmente abbiamo un impianto che già con quest'anno potremmo considerare ripristinato dal punto di vista, come si dice, del numero di piante presenti per superficie. E a San Leonardo abbiamo bisogno ancora di intervenire, ma lo stiamo facendo in queste settimane, per completare, diciamo, le attività di innesto. Collateralmente il vivaio forestale sta producendo alcune piante con materiale appunto proveniente sempre da piante che abbiamo mappato dal punto di vista genetico, quindi di cui siamo sicuri nell'origine e nell'appartenenza genetica. E queste due realtà io spero che nei prossimi mesi potranno essere
meta, no, di visite e di approfondimento anche di quello che sono tematiche di ripristino, a nostro avviso, funzionale della castanicoltura nelle valli. Collateralmente, no, Francesco, stavi facendo vedere anche delle immagini di nuovi impianti, stiamo intervenendo su altre due tipologie, diciamo, di azioni che riguardano impianti altamente produttivi in area, diciamo, un po' di fondovalle, no? Anche se non so se è corretto chiamarla così, perché in realtà a fondovalle non siamo, ma diciamo che siamo su delle zone pianeggianti, poco declivi, decisamente evocate dal punto di vista del pedologico per la castanicoltura. Qui per esempio c'è un neo impianto appena realizzato a Becis, e accanto a questo ettaro di impianto con varietà, diciamo, ibride e altamente produttive, il nostro obiettivo è quello di fare degli impianti con le nostre varietà storiche, però utilizzando porte innesti moderni, se vogliamo, resistenti, e stiamo lavorando in questo senso per avere a disposizione una serie di piante con le quali realizzare degli impianti altamente produttivi e razionali già a partire dal prossimo anno. Questa è un po' la fotografia delle attività che abbiamo messo in piedi. Poi in realtà ci sono altri aspetti che riguardano più che altro la caratterizzazione tecnologica nutraceutica anche di trasformati della castagna, no? Infatti in particolar modo abbiamo iniziato a valutare sfarinati l'anno scorso di Canalutta, no? Quest'anno vorremmo ampliare l'analisi anche a un'altra serie di varietà, e se avremo, diciamo, materiale a sufficienza. Un aspetto, ecco, di cui ci tengo, un aspetto che vorrei sottolineare è che la castanicoltura è arrivata, diciamo, a un punto basso, no? E da qui può solo risalire. Una cosa che manca assolutamente è il prodotto. Sono passati da parecchie migliaia di quintali, no? Inizio Novecento a quantità, se vogliamo, irrisorie. Quindi anche per rimettere in piedi una filiera dobbiamo ragionare in termini assolutamente diversi. E ci è piaciuto molto da parte dei castanicoltori, dai castanicoltori che abbiamo coinvolto, la capacità di ascoltare e nel mettere immediatamente in campo delle attività che possono andare dalla concimazione alla pulizia, alla gestione delle ricciaie, del sottobosco. E gli stessi castanicoltori, ma qualcuno l'ho visto anche presente tra i partecipanti di questa sera, penso possa testimoniare che ci sono delle macroscopicamente dei risultati sono evidenti. Speriamo di poter continuare a intervenire in questo senso, trovando l'interesse che mi sembra sia nell'ultimo periodo abbastanza ripreso. Grazie Michele, io ti faccio anche una domanda che secondo me diventa utile anche dopo il nostro processo. Quali sono state le criticità, secondo te, che abbiamo dovuto affrontare durante anche questo progetto, appunto quello finanziato dai fondi della minoranza slovena, questo dell'aumento della produzione, del recupero della castanicoltura locale? Guarda, sicuramente un po' di scetticismo iniziale, no? Nel senso che sembra che tutto quello che si discosti un po' diciamo, dal modus operandi classico sembra scontrarsi un po', no? Con l'altra visione tradizionale con quella moderna. Il fatto di fare delle proposte che si allontanano un po' dalla visione che c'era può aver contribuito, insomma, un po' a farci partire con non con la velocità con cui speravamo.
In realtà poi una volta che le cose si evidenziano, io mi sono reso conto che c'è molta recettività e molto interesse. E sicuramente ci sono tanti aspetti che rallentano magari la diffusione diciamo del nostro approccio. La polverizzazione sicuramente della proprietà, che è uno degli argomenti, se l'argomento principale che tratta stasera, è sicuramente un'altra grande problematica. Per mettere in piedi il ripristino di 2 ettari di superficie, ci abbiamo messo un po', mettere d'accordo tutti, trovare le persone, alcune superfici erano idonee, ma non riuscivamo a trovare tutti i proprietari. Ci sono state delle problematiche di questo tipo. Non nascondo che se riuscissimo a fare un po', diciamo, di sistema, individuando delle superfici un po' più grandi e più ampie, potremmo avere sicuramente risultati migliori. Perché? Perché se guardiamo i ripristini, che ne so, da Cross 2 verso l'alto, ci accorgiamo che siamo intervenuti in una goccia nel mare, no? Questo è un limite. Perché? Perché anche la frutta prodotta in questi contesti, se nel tutto attorno ci troviamo in condizioni in cui c'è trascuratezza, pullulazione di patogeni o di insetti, no? Che possono comunque poi portare a del baccato o altre dinamiche, ci troviamo con dei problemi. Quindi se riuscissimo a intervenire in maniera efficace in superfici, diciamo, non necessariamente omogenee, però il più possibile, e con estensioni, diciamo, più grandi, no? Delle superfici di cui vi ho parlato prima, sicuramente i risultati potrebbero essere nettamente diversi. Grazie Michele. Io approfitterei anche appunto della presenza di un paio di aziende agricole che sono state coinvolte, no? E come potrebbe essere, non so, o la Marianna Famea oppure Sabrina, per capire quali sono anche dall'aspetto delle aziende, quali criticità magari hanno trovato, e anche invece quali sono state la parte positiva anche di questo progetto, di questa collaborazione, diciamo, con l'ERSA. Marianna o Sabrina? Ora in realtà avremo anche Patrick, che magari è stato coinvolto più sulla parte del recupero, che però ha visto i risultati anche lui. Marianna? Ma per quanto ci riguarda, il problema più grosso è stato quello appunto delle superfici, perché comunque bisognava trovare una superficie idonea. Poi per fortuna fra i diversi fazzoletti siamo riusciti a trovare quello che faceva il caso nostro, però rimane un problema fondamentale, no? Da noi, come anche se siamo a fondo valle, tirar fuori una superficie estesa non è così scontato. Poi per il resto il discorso del mettere in piedi l'impianto, diciamo che sì, quando fai, quando bene o male sei già organizzato in azienda per mettere in piedi un impianto, si sta poco, quello lì almeno, più che altro gestirlo al meglio, perché comunque sì, devi avere una formazione e ci serve, diciamo, un tecnico che ci supporti nella parte iniziale. Grazie Marianna. Nel vostro caso poi in realtà appunto soprattutto delle superfici, quello che ha bloccato, oltre che la frammentazione, è proprio stata anche la questione dell'idoneità sotto l'aspetto chimico, no? Quello che noi pensavamo inizialmente che fosse un terreno assolutamente idoneo, poi sotto l'aspetto delle analisi chimiche, Michele o Rosario se lo possono confermare, no? È stata, diciamo, una piccola sorpresa. Magari in fase iniziale si pensava che potessero ospitare l'impianto, poi abbiamo dovuto appoggiarci a altri territori, no? Penso anche al caso di Nimis. Sabrina, oppure Bruna.
Certo, dimmi, che certo. Parlo io. Buonasera, sono la Bruna. Noi invece abbiamo avuto un altro tipo di problema. Praticamente, allora, la superficie c'è, però intanto ripulire tutto, perché anche noi avevamo dei tratti che erano praticamente cresciuto bosco, insomma, e poi il lavoro, cioè cercare di appianare il terreno per poter poi fare in un futuro una raccolta, tra virgolette, meccanizzata, non a mano, e quindi un grosso lavoro, piuttosto impegnativo, ecco, per noi. Anche perché è stato fatto tutto nel giro di pochi mesi, e quindi sì, staremo a vedere, insomma. Abbiamo cercato anche per posizionare i castagni in collina, che non è così semplice, e poi anche se abbiamo fatto le analisi del terreno e tutto, ci siamo trovati con dei punti che chiaramente l'impianto, la realizzazione dell'impianto non è come si pensava, insomma, perché abbiamo trovato dei punti con della roccia, e quindi magari in pianura riesci già di più a posizionare, collina è un po' più difficile, però staremo a vedere, insomma. Abbiamo messo questo, se posso. Se posso dire, su questo noi l'avevamo messo in previsione, quindi ci siamo attrezzati con due scavatori per appunto tirar via le rocce che andavano a creare problemi, perché comunque sì, i terreni da noi si sa che hanno questo. Anche da noi però ci siamo attivati con gli scavatori, però purtroppo parte il filone della roccia che non... Sì, in certi punti non potevi proprio togliere, no? E quindi, però, insomma, avendo abbastanza terreno, abbiamo cercato poi di ovviare, di spostarci, insomma, per cercare di migliorare. Perché noi il terreno c'è, ecco, non è... Faccio una breve presentazione. Le due realtà che adesso sono intervenute, Marianna Famea, socia dell'azienda Giuseppe Specogna di Pulfero, un'azienda diciamo specializzata sulla melicoltura, che ha in realtà negli ultimi anni iniziato a diversificare la propria attività anche attraverso l'orticoltura, seminativi bio, e si proietta su questa nuovissima esperienza per loro, che è proprio quella della castanicoltura. Dall'altra parte invece abbiamo Bruna, con un'azienda in realtà che è della figlia, diciamo, la cui titolare è la figlia, a Cella di Prepotto, una zona estremamente vocata per la castanicoltura, per la coltivazione del castagno. Difatti sono presenti e sono stati coinvolti proprio nel progetto, diciamo, finanziato da Luti, anche l'attività di recupero di piante proprio dell'azienda dei Deganuti, no? Secondo me è interessante anche quello che è emerso adesso. C'è stata, per quanto riguarda la strutturazione, no? La struttura delle aziende, devo dire la verità che entrambe sono state molto rapide nell'eseguire l'impianto, il nuovo impianto. Sicuramente l'esperienza maturata dai Famea e anche a livello proprio di attrezzature già presenti in azienda hanno agevolato molto l'attività per la realizzazione del nuovo impianto, no? Devo dire che anche i Deganuti a Cialla hanno fatto veramente un grosso lavoro, perché operando in una zona clive sono stati molto bravi, che nel giro di una settimana, diciamo, hanno realizzato l'impianto. Molto molto interessante, vedremo i risultati, diciamo, nei prossimi anni. Io vorrei chiedere, nel mentre siamo proprio partiti, come si vede anche dalla condivisione dello schermo, a questo lavoro di analisi degli elementi positivi e negativi, perché sono già emerse diverse cose, vorrei chiedere a Michele Qualizza, Micha, presidente dell'ASFO,
cosa ne pensa lui di quelle che sono le grosse criticità della castanicoltura locale? Perché prendo come diciamo punto di inizio Michele, perché è stato secondo me quello che il promotore all'interno degli incontri passati, che ha fatto emergere il tema del bosco e poi della castanicoltura, e soprattutto perché poi rappresenta uno dei castanicoltori, diciamo, secondo la tradizione, no? È proprietario di, secondo me, quelle che sono tra le più belle piante di castagno innestato che abbiamo nelle valli del Natisone, ma anche a livello regionale, che sono appunto le due piante nel Planino. Mica, era già emerso questo tema qua durante gli incontri, ma secondo me va bene appunto ribadirlo qua, essendo un ciclo specifico. Beh, allora la criticità più grossa è proprio il problema che i castagneti belli, produttivi, che io ho vissuto da piccolo, da ragazzo, così, sono stati soffocati dalle piante per l'abbandono della pulizia, la base delle castagne, sono cresciute altre piante che hanno poi soffocato una gran parte di castagni sono morti, insomma, per questo problema di abbandono in mezzo a quello che poi è diventato un bosco cedro. Ci sono tante belle superfici che erano state coltivate a castagno che hanno fatto un po' questa fine, e secondo me si possono recuperare, o anche se non si recuperano diciamo le piante, o si possono recuperare una parte di quelle delle piante vecchie, si può pensare di fare delle nuove piantumazioni e creare quello che può in futuro essere un castagneto produttivo. Ed è una zona interessante, secondo me, tutte quelle superfici che, cioè, qui sono tanti che conoscono il Planino. Beh, prima di arrivare al Planino, quella parte di area che scende dal Planino, che è un prato, e scende verso il basso, è una zona che non è molto ripida e che ha anche tante piante di castagno secolare, cioè castagni vecchi. Alcuni sì, bisogna andare a verificare cosa si può recuperare, però senz'altro, volendo, si può realizzare delle castagneti nuovi, insomma, l'area, non essendo molto ripida, si può prestare a questa trasformazione, diciamo, da bosco cedro, anche giovane, così, passare a delle aree coltivate a castagneto. Ci sono poi dei castagneti, sempre però anche in zone più ripide, che andrebbero visionati, verificati, cosa si può recuperare. C'è un'area vicino a Stregna, al paese di Stregna, proprio quella che diciamo dalla chiesa di San Paolo va sul versante ripido più disagiato, se si vuole, però lì ci sono sicuramente castagni che si possono recuperare. Diciamo, sono zone però più difficili, come magari si possono trovare altre, dove non c'è una strada di accesso per andare con un trattore. Una volta non si risolvevano tutte queste tipo di coltivazioni, i castagneti si risolvevano andando a piedi, portando in spalla il prodotto a casa, perché erano, diciamo, aree vicine alle abitazioni, ai paesi. Non so altro, cioè io non so dare suggerimenti su cose moderne,
che si possono fare per intervenire. Quello che conosco, che ho vissuto, certo, so come abbiamo lavorato, come abbiamo mantenuto i nostri castagneti vecchi, e quelle cose lì so cosa bisogna fare. La pulizia attorno ai castagni deve essere curata in maniera meticolosa, proprio bisogna eliminare tutte le piante che possono dare fastidio alla chioma poi produttiva dei castagni. Questo è un intervento che si può fare con dei costi neanche tanto esagerati, ecco, però può dare dei frutti. Questo io come primo intervento, quindi vedrei quello, cioè andare a vedere, recuperare queste aree con dei castagneti vecchi, facendo le pulizie e verificando che ci sia accessibilità con mezzi meccanici. Tutto qua. Concordo. E tra l'altro, appunto, come aveva detto Michele Fabbro, uno degli interventi che è stato realizzato, no? Proprio con la supervisione dell'ERSA, per adesso in solo due casi nelle valli del Natisone, è stato proprio questo, no? Andare a recuperare vecchi castagnetti e adesso i risultati, secondo me, andremo a vederli. Utilizzando poi questo, appunto, la tecnica della ceduazione e dalla cepaia andare a innestare diciamo, i polloni con le nostre varietà. Il tema dell'innesto era anche uno tema che proprio tu, Mica, avevi sollevato, no? Perché si riscontra a livello locale un basso tasso di nuovi innesti. Sì, bravo. Allora, sugli innesti, certamente, ecco, non abbiamo esperti di innesti nelle zone, e questo sicuramente è un aspetto negativo, perché gli innesti che ognuno magari poteva fare sulle sue proprietà e farlo così proprio per sperimentare se riusciva a riprodurre la pianta che gli interessava, ecco, questo è una cosa difficile. Io ho provato a innestare per anni, ogni anno, e anche adesso, anche quest'anno ho innestato qualcosa, però risultati scadenti, non sono riuscito ad avere la pianta. Qualche volta l'innesto attecchiva, però dopo qualche mese si seccava, e questo sicuramente è un problema che bisogna avere tecnica ed esperienza, che io sono andato a ricerca da solo con le mie così fantasie, anche con certe informazioni che ho avuto, però se si vuole avere qualcuno, cioè sul territorio, le persone che sanno innestare, lì c'è un lavoro, sarebbe un lavoro importante e anche difficile, però bisognerebbe farlo, ecco, perché io, per me è importante che chi coltiva di castagne sia in grado anche di fare gli innesti. Ecco, poi chiaramente adesso ci sono anche altri sistemi. Sì, penso che questo problema degli innesti verrà superato diversamente, cioè si vanno nelle serre, si compra il castagno innestato e si risolve così il problema. Penso che la strada sarà quella, però quella di avere delle persone che sanno innestare, per me sarebbe una cosa molto soddisfacente e importante. Grazie Michele. Io passerei da un'altra parte della nostra regione e vorrei coinvolgere Marco Donadel. Se c'è ancora, sì, dovrebbe esserci. Ecco qua. Marco, tu cosa fai? Innesti tu? Vi racconto un po' la storia. Marco è un ragazzo che io ho conosciuto l'anno scorso, proprio nell'ambito del progetto, grazie al contatto comune di Michele Fabbro. È un castagnicoltore hobbista della zona collinare della provincia di Pordenone. E appunto ci siamo conosciuti in questo contesto. Tu cosa fai? Innesti tu le tue piante?
Sì, innesto io, quest'anno ho appena finito il weekend scorso. Come già detto in precedenza, anch'io riscontro il problema della grande difficoltà dell'attecchimento. Diciamo che quelli che io innesto con varie tecniche, ho provato tutte le tecniche possibili, quindi a gemma dormiente, a gemma vegetante, a triangolo, a doppio spacco inglese, a spacco diametrale, a corona. Diciamo che quello che ho notato è che, almeno da me, quella che prende di più è l'innesto a corona. E devo dire che, diciamo, da quando innesto, circa un 50% non attecchisce. Poi, nel restante 50%, praticamente nei successivi 2 o 3 anni, si riduce a un 20-30% a causa del cancro che si porta via il restante. Quindi diciamo che dopo 3 anni ho notato che quello che è sopravvissuto al terzo anno sopravvive fino, insomma, per sempre, continua tranquillamente a vegetare. Però ovviamente si arriva sempre a un 20% massimo. Questo è il grosso problema. E comunque, utilizzando tutte le cure del caso, cioè io quando passo da una pianta all'altra utilizzo una fiamma per disinfettare il coltello, la forbice, il seghetto. Poi utilizzo dei prodotti che, per esempio, Michele Fabbro mi ha consigliato, quindi il Cerafix, ho cominciato a utilizzarlo quest'anno, che è praticamente una cera. Prima utilizzavo semplicemente del mastice, dei nesti con del rame. Quest'anno ho cominciato a utilizzare questo prodotto, spero che funzioni, perché è consigliato anche da tutti proprio gli innestatori professionisti. Speriamo che aumenti le possibilità di attecchimento. Marco, quali sono le tue superfici? Quante piante hai? Allora, io ho un ettaro dove praticamente ci sono 75 castagni secolari. Il più antico dovrebbe avere, penso, sui 250 anni, gli altri sono tutti più giovani, comunque tutti sui 100-150 anni. E niente, contando quelli che ho aggiunto negli ultimi anni, tra innesti e piante che ho acquistato, oppure che, come faccio normalmente, pianto le castagne a casa, le faccio per 2 anni, le innesto e poi le porto su nel castagnetto, diciamo che ne ho aggiunto un'altra ventina. Poi, da quello che mi diceva Michele, ci sarebbe questa opportunità forse di ottenere qualche pianta da quei reinnesti che sono stati riportati indietro grazie alla collaborazione con l'Università di Torino, potrei aumentare ancora la superficie. Speriamo che sia così, no? E che attecchiscano tutti, che prendano. Esatto. No, è un'interessante anche parte appunto della nostra regione. Tra l'altro mi sembra che proprio una delle varietà che sono state ritrovate qua, la stessa identica varietà è stata ritrovata anche nella stessa zona, in quella zona. No? Esatto. Quindi magari poi è interessante anche sotto l'aspetto antropologico. Tina, uno spunto. Invece, ti ringrazio anche di questo, anche della tua esperienza, perché ci hai dato un paio di stimoli. Volevo chiedere se c'era qualche sindaco, qualche componente di consigli comunali delle valli che vuole intervenire. Non so, ho visto appunto, abbiamo qua Germano, Antonio, Eliana, Francesco. Perché credo che a livello politico comunque anche c'è stata una pressione sul tema della costinicoltura in generale, no? Negli ultimi anni. Sì, diciamo che qua, appunto, sulla questione della costinicoltura, i primi progetti sono stati portati fa ormai già una quindicina di anni fa, penso al primo progetto Interreg, Italia-Slovenia, no? Il Prosto Costagna, e tutto il seguito che c'è stato sui vari progetti Costagne e quello che è la progettualità attuale. Antonio, ad esempio, tu che anche abbiamo discusso diverse volte sul tema, secondo te quale potrebbe essere una parte interessante sul tema della castagnicoltura? Allora, io come più volte abbiamo parlato sia con te che con Fabbro sulla castagnicoltura, ritengo che questa sia una delle poche risorse che abbiamo sul nostro territorio per poter coltivare ed investire. Questo è sempre stato un mio punto fermo.
Ritengo che il castagno nel passato abbia dato da sfamare a tutte le famiglie delle valli, o perlomeno tutte le famiglie di mezza montagna, perché come tutti sappiamo il castagno vive a un'altezza che va dai 200 metri, 300 metri in su fino a 450 o anche 500 metri. Più in su non lo troviamo. Questo, secondo me, è una cultura che va sicuramente ripresa e quindi qualsiasi sforzo, secondo me, è buono da farsi per poter riprendere questa attività. Allora, io, come più volte ho detto anche a Fabbro, ritengo che andare a investire sulla potatura sia un investimento che potrebbe dare sicuramente dei frutti, però il fatto di mettere a mora nuove piante, secondo me, è risolutivo e anche sicuramente un investimento che può dare un qualcosa di positivo nel futuro. Quindi fare degli impianti razionali, come abbiamo visto prima nella foto a Becis, è un po' difficile farlo in montagna, però farlo riprendendo quei territori e quelle aree interessate dalla legge 10, secondo me sarebbe anche questa un'opportunità. Quindi fare un impianto razionale di filari, come ho detto prima, è impossibile. Però mettere a mora delle piantine che possano sostituire integralmente i castagni ormai vecchi e praticamente quasi secchi, per come anche è stato descritto prima dal Presidente, che sono stati sovrastati dal bosco, ecco, lì in quel caso, secondo me, potrebbe essere una buona soluzione. Io, è chiaro, la bacchetta magica nessuno di noi ce l'ha, viviamo di esperienze e viviamo di quello che ci è stato tramandato dai nostri, diciamo, non li chiamerei castanicoltori, dai nostri contadini che occupavano le nostre zone nel subito dopoguerra, perché il castagno, dobbiamo ricordare che ha avuto la sua fine, diciamo, negli ultimi vent'anni sui nostri territori. Prima il castagno era veramente una fonte di reddito. Negli ultimi anni, ormai vedendosi anche con le malattie che si sono susseguite, il castagno praticamente non ha dato più quello che doveva dare, cioè i frutti per poter fare reddito alle famiglie, e quindi è stato un po' abbandonato, sovrastato dal bosco, e quindi la perdita totale della produttività. Allora, per concludere, io dico, qualsiasi sforzo è positivo, qualsiasi iniziativa è positiva, ovviamente bisogna cercare di portare delle cose che diano veramente un futuro a questa cultura. Io sono sicuro di quello che si sta facendo e si sta tentando, che è una cosa da fare, da continuare e da cercare di portarla a termine nel miglior dei modi. Ripeto, sostituire queste piante qua, che sono metà secche, metà magari in produzione, sia la cosa migliore. Poi ovviamente ci sono dei casi dove va tentata anche la potatura fatta in una certa maniera, eccetera, eccetera. Ecco, comunque sono due cose che possono andare di pari passo, però prevalentemente recupero, come è stato detto, dei terrazzamenti e la possibilità con la legge 10 di poter andare a occupare questi territori con queste nuove piantine, secondo me potrebbe essere risolutivo. Grazie. Ok, io adesso chiederei, avendo anche la possibilità, l'opportunità di appunto avere l'opinione diciamo anche delle parti politica istituzionale, chiederei appunto o Francesco Germano, qualche altro sindaco, comunque rappresentante delle nostre valli,
cosa se ne pensa, e soprattutto magari adesso che c'è stato un po' di movimento nella zona delle valli del Natisone, di cosa si dice, no? E quali magari anche sono le opportunità che si vedono, che si possono riscontrare nei nostri territori, al di fuori, diciamo, di Stregna, che magari qualcosa è già stato fatto. Germano, cosa dicono a Tercimonte degli interventi di pulizia che sono stati fatti? Ah, ecco, no. Buonasera a tutti. Degli interventi che sono stati fatti a Tercimonte, fare un grande applauso all'ERSA per l'intervento della pulizia e della potatura, e questo, come ha detto anche il collega Comuniero, no, praticamente deve essere un attimino come dovrebbe poi funzionare da esempio ad altre realtà che si potrebbero raggiungere. Io mi auguro che con la sparizione della cinipide, no, che praticamente ha danneggiato questi ultimi anni la pianta del castagno, possano queste potature, questi nuovi innesti, portare a un reale sviluppo della raccolta e della quantità del castagno. E questi interventi che sono stati fatti dovrebbero appunto essere da sprono anche ad altri giovani che vivono qua nelle valli, e per poter continuare questa cultura, no? È importante anche appunto il discorso della legge 10 dell'associazione fondiaria, della legge 10, che ha permesso praticamente di riaprire diverse nostre frazioni che erano praticamente avvolte dal bosco e dagli arbusti. E questo, almeno io vedo qua anche adesso a Masseris, a Polava, a Tercimonte, sta dando i suoi frutti, perché questi esempi hanno aiutato a risvegliare un attimino la voglia dei giovani e meno giovani a continuare questa pulizia, ad allargare questa pulizia. Starà a noi praticamente adesso continuare questo percorso, mettendo i piccoli frutti o chi che sia, ma anche potendo mettere o pecore o capre o qualche piccoli questi piccoli animali che possano permettere al mantenimento di questa zona e possibilmente continuare ad aumentare questi spazi di prati, no? Noi abbiamo una realtà a Montemaggiore, l'azienda là della Bosica, che voi sapete, praticamente lei ha una quantità di pecore consistente, e diciamo che col prossimo anno dovrebbe cominciare la produzione di formaggio di pecora, no? E questo è anche questa qua sarà una realtà importante per il nostro territorio, perché poi vedremo un attimino anche noi come amministratori a vedere di poterla ingrandire e fare qualcosa anche sul Matajur, no? Dare degli spazi per poter permettere la vendita al pubblico. Grazie Germano. Sfrutterei anche l'occasione, avendo qua dei funzionari regionali, di pensare quali sono le prospettive che magari anche a livello regionale si hanno sul tema della castanicoltura. Abbiamo detto, no, ci sono un paio di progetti, di proposte di legge, che poi una di queste è proprio in discussione in questi giorni, e sfrutterei l'occasione, abbiamo appunto visto Stefano Predan che è il mio predecessore, che per lungo tempo ha lavorato sul tema della castanicoltura, adesso lavora proprio per la regione Friuli Venezia Giulia all'interno del servizio di sviluppo del comparto agricolo,
quindi proprio sulla progettualità, o anche appunto magari soprattutto Pierpaolo Zanchetta del servizio biodiversità, avendo anche partecipato comunque con interesse agli incontri precedenti. Il tema dello sviluppo della castanicoltura secondo me può essere proprio interessante anche per la questione della biodiversità, abbiamo detto appunto che attraverso questi interventi siamo riusciti a secondo me salvare queste 13 varietà e perlomeno a documentarne l'esistenza, no, attraverso questi progetti. Dottor Zanchetta, ci può dare due parole anche su quelli che possono essere appunto gli sviluppi in generale del tema? Io penso anche legato al tema del fieno. Io non so perché, ma associo sempre il tema della castanicoltura al tema della zootecnia, come è stato fatto anche appunto da Germano, no? Del sindaco di Savonia, anche perché ho tra i partecipanti ho visto che ci sono due aziende in particolare, una è quella di Pietro Faidutti, che è un allevatore locale che da un paio di anni si sta dedicando con grosso impegno alla zootecnia. Un altro esempio è quello che si sta andando a creare, adesso si può dire in modo ufficiale, nel borgo di Clinaz, la piccola frazione del comune di Stregna, abbiamo Marega Sandro, che è stato poi uno dei promotori dell'attività della legge 10 in generale. Per questo io lo associo sempre al castagno, anche alla produzione del fieno, come in realtà era anche per tradizione qua, no? Io credo che può essere una grossa opportunità anche questa. Cosa ne pensa lei in generale? Sì, buongiorno a tutti. Oggi siamo presenti, tra l'altro vorrei presentarvi a questo punto anche il nostro direttore del servizio, Gabriele Iacolettic, che tra l'altro sicuramente è un altro massimo esperto anche del settore agricolo e quindi eventualmente se vuole dire due parole sicuramente può intervenire anche lui. Oggi è appunto voluto essere presente, non so se sia ancora collegato, ma visto che l'ora è un po' tarda. Comunque, sul tema castagno non ho nulla da dire, gli esperti siete voi, ha parlato anche Michele Fabbro, sicuramente non sono io esperto in materia, anche se nel processo diciamo partecipativo precedente avevo suggerito che sicuramente questo era un tema di grande interesse per questo territorio. E invece sul discorso dei pascoli, dei prati, quindi sia prati da sfalcio sia eventualmente anche superfici a pascolo, e questo maggiormente vicino alle nostre competenze come servizio biodiversità, perché ovviamente l'azione di recupero delle praterie e dei pascoli è sicuramente fondamentale per aumentare la biodiversità in questi territori, in generale in tutta l'area montana e pedemontana. E quindi su questo, come ho già detto altre volte, insomma, c'è tutta una serie di iniziative che si stanno portando avanti, da una parte col programma di sviluppo rurale, ma di questo eventualmente anche potrà parlare Predan, insomma, altri colleghi, però anche noi come parte proprio più legata alla biodiversità stiamo cercando di stimolare anche la nascita di una filiera, chiamiamola filiera latte-fieno, su questo ci sono anche dei fondi comunitari, adesso col nuovo progetto Life Poly Action che stiamo portando avanti con l'Università di Venezia di Ca' Foscari, proprio per così testare se anche da noi può nascere quello che è già nato in altri contesti alpini, cioè la possibilità di alimentare direttamente gli animali con fieno o al pascolo o con fieno sfalciato e poter produrre però poi un prodotto di qualità da questa filiera. E quindi su questo questo è sicuramente un tema che stiamo portando avanti, e quindi su questo ci potremmo ritrovare, perché insomma, al di là delle aree specifiche del progetto, però in generale ovunque possano nascere realtà che seguono questa filosofia sono ben accette, perché credo che, come si diceva prima del castagno, c'è anche un problema diciamo di quantità, quindi dobbiamo
per funzionare sul mercato dobbiamo garantire una certa quantità, oltre che una elevata qualità. E quindi non basta che ci siano, diciamo, buone pratiche, ma devono essere buone esperienze funzionanti. Ecco, quindi l'auspicio è sicuramente questo. Adesso non so se Gabriele Iacoletti si voleva dire qualcosa. Difatti volevo proprio chiedere, intanto mi scuso, dico la verità, tra le partecipazioni non avevo fatto caso. Quindi mi scuso. No, adesso in realtà ho visto il video attivato e l'ho riconosciuto, no? E anzi ringrazio appunto direttore, diventato recentemente direttore del servizio biodiversità, prima posizione organizzativa di sviluppo comparto agricolo, quindi diciamo interessato sia per l'attività precedente che per quella attuale, magari alla tematica. Tra l'altro poi di prepotto, quindi vicino anche geograficamente, no? All'interesse. Buonasera a tutti, ero un incognito perché non mi ero registrato col nome, quindi saluto tutti quelli che mi conoscono, sono parecchio, scuso prima la lista dei partecipanti. Allora, è ovvio che la Regione guarda con estremo interesse quelle che sono le iniziative che nascono dal territorio e per il territorio. Direi che siete un esempio importante, anche perché le valli di Natisone sono spesso considerate una delle zone più depresse della Regione. E queste sono iniziative che possono, insomma, far cambiare queste prospettive. Concordo con l'intervento iniziale del sindaco, dove il tema principale di queste aree è lo spopolamento. Quindi qualsiasi iniziativa che possa contrastare questa tendenza è ben accetta dalla Regione, che ovviamente, se possibile, può mettere in campo vari strumenti, varie leve finanziarie, non solamente il supporto, ma anche delle leve finanziarie. Pierpaolo parlava di LIFE, io parlerò un attimino di sviluppo rurale. Allora, voi sapete che siamo in un periodo particolare, siamo in transizione, quindi vuol dire che noi stiamo prorogando il vecchio sviluppo rurale con le risorse del nuovo sviluppo rurale. Cosa può fare lo sviluppo rurale? Lo sviluppo rurale può fare tanto. Allora, può fare tanto, dipende però dalle leve che si intende attivare, nel senso che questo è il momento ideale, visto che è in corso, anzi nella fase conclusiva, la concertazione che ha avviato la Regione rispetto ai vari portatori di interesse. Io devo essere sincero, Michele Fabio, che saluto, più volte ci ha sollecitato nel pensare una misura agroambientale per la castanicoltura. Quindi sicuramente da ERSA avremo questo stimolo. Diciamo che in questa fase di concertazione è evidente che avere un territorio che manifesta delle esigenze significa avere degli spunti per scrivere delle misure. La zona montana sappiamo che intercetta una parte rilevante dei fondi dello sviluppo rurale, circa il 60% globalmente a livello regionale. Devo dire che la vostra area è un pochino sotto media, perché ci sono meno aziende agricole, ci sono meno interventi. Io spero che con questa mobilitazione, con questa vostra presa di posizione, riuscite a migliorare questo trend a sviluppo dell'impresa agricola, a sviluppo di una imprenditoria che magari sulla base di piccoli interventi inizia a muoversi, a sviluppo del territorio che in un'ottica di turismo lento ha delle grandi potenzialità. Qualche anno fa partecipavo assieme a degli amici di Preporto a degli incontri nel GAL, presso il GAL, proprio sulle potenzialità dello sviluppo sostenibile in queste aree. Qualcosa si è mosso, qualcosa si può fare, qualcosa si può progettare per il futuro. Sono emersi tanti temi. Uno che ricordo è la viabilità forestale inadeguata. Se vogliamo lavorare in bosco, se vogliamo lavorare in agricoltura, quindi su pascolo, su castanicoltura,
le aree devono essere raccolte. Quindi è bene che i sindaci si facciano attivi con il servizio competente che fa la programmazione per il recupero delle strade forestali, in maniera che queste vengano pianificate e messe in una lista dei desiderata, perché nel momento in cui la regione ha dei fondi utilizza queste liste per scorrere quelle che sono le esigenze. Ci sono degli interventi su investimenti improduttivi, c'era la misura 441 che non ha avuto grande successo, soprattutto nel recupero dei tratti, che è complementare a quella che è la legge 10 del 2010, una misura che può essere riscritta per la prossima programmazione, è una misura che è interessante per quelle aree per recuperare quello che è lo spazio vitale, dico, non produttivo, vitale attorno ai borghi, che altrimenti tenono sempre. Ci sono delle misure dedicate per quello che riguarda le aree montane, per i giovani, per le associazioni. Insomma, ci sono vari strumenti che la regione può mettere in campo. Ci sono delle associazioni di categoria, quindi c'è Stefano Predan, collega anche lui, che quindi insomma io credo che ci possa essere un supporto per indirizzare nella misura migliore. La zootecnia è sicuramente forse una delle leve principe per gestire questi territori, perché avremo castanicoltura, avremo piccole frutte, avremo zootecnia. La zootecnia però è forse lo strumento più indicato per recuperare un po' di reddito, un po' di aree ex coltivi, ex abbandonati, in aree che altrimenti non possono trovare una posizione di reddito. Tra l'altro il recupero dei prati è funzionale a recuperare un ambiente fruibile dal punto di vista turistico, secondo me è il vero centro, è il vero cuore di uno sviluppo del. Io non vorrei andare avanti perché sennò vi rubo troppo tempo. Vi ringrazio per l'invito. Siamo noi a ringraziare appunto per gli tanti stimoli e per la presenza. Sicuramente la questione della nuova programmazione sarà molto importante sulla discussione, appunto sulla fase di concertazione, e attraverso questi strumenti come il ciclo di incontri che è stato impostato adesso potrebbero far emergere diversi temi, no, su cui dopo andare a collaborare tra associazioni di categoria, aziende, enti regionali, ma anche, io penso proprio, è stato citato il GAL, anche questo credo che sia una grossissima opportunità che territorialmente abbiamo e che forse in passato è stata sfruttata, diciamo, forse non al massimo del suo potenziale. Ci si augura che appunto anche questo strumento nel breve periodo entri a regime, diciamo, anche appunto su queste tematiche. Ci auguriamo appunto che misure come quella della 441 anche in futuro vengano riproposte. Abbiamo proprio esempi anche all'interno dei nostri partecipanti di buoni esempi, no? In cui è stata attivata sia per il recupero dei terrazzamenti, quindi dei muretti, che anche dei prati. Sicuramente è stato un bello stimolo a livello territoriale, no? Proprio anche per quanto era già emerso quale buon esempio da seguire dopo per altre persone, no? I beneficiari, diciamo, della 441 hanno incentivato, hanno stimolato l'attività anche di magari i loro compaesani, di altre persone che non hanno potuto usufruire di questa misura, ma che si sono andati da fare per recuperare appunto questo importante anche simbolo, anche nostro, rappresentativo proprio della montagna e delle valli della Tisone, ma in realtà praticamente di tutto l'arco alpino, no? Stefano, a me piacerebbe che se dicessi tu un due parole sulla questione della castanicoltura, un po' per quanto è stato creato, diciamo, dall'ACMECCA, ma insieme agli altri enti sul tema, anche perché ci hai lavorato per 15 anni, e speriamo che all'interno di Sviluppo Agricolo continuerai a lavorarci, no? Noi confidiamo tanto in qualche misura ad hoc sulla castanicoltura, come era presente ad esempio nella vecchia programmazione, no?
Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io aggiungo solo un paio di cose a quello che ha riportato il direttore Iacoletti, che effettivamente sul piatto la Regione oggi come oggi mette diverse possibilità, diciamo, di intervento e di finanziamento su questi tipi di iniziative. Io distinguerei, come dire, tra le iniziative di carattere produttivo e quelle di carattere ambientale, perché già all'interno dello stesso programma di sviluppo rurale possiamo fare questa distinzione. Pensiamo all'attuale misura 10, per esempio, o alla precedente misura della precedente programmazione, la misura 214, all'interno della quale c'era un'azione proprio specifica sui castagneti. E questi sono interventi di carattere agroambientale, quindi, come dire, slegati, diciamo, dalla produzione, che può essere finanziata magari con interventi tipo la misura 411, se parliamo di impianti razionali e nuovi, come quelli che abbiamo visto prima. Dicevo dell'azione legata alla misura 214 della precedente programmazione, che in realtà nasceva, così un po' di memoria storica, insomma, su quello che era successo nel tempo, diciamo, gli anni precedenti, nasceva da questa... Nasceva dai dati in realtà raccolti all'interno del progetto Interreg Terra di Castagna e Costa Costagna, in cui il capofila era il comune di Stregna, insieme al comune di Canale di Sonzo, la comunità montana, la provincia di Udine quella volta e ad altri soggetti pubblici e privati, perché all'interno di quel progetto avevamo, come dire, definito con l'aiuto di professionisti forestali di fatto i costi di gestione e di recupero dei castagneti storici. E avevamo definito anche sulla base delle osservazioni del territorio proprio quale poteva essere la definizione di castagneto, diciamo, storico, tant'è vero che in quella fase lì si erano definiti dei paletti che poi sono stati successivamente ripresi anche dalla legge 9 2007, quindi dal testo unico forestale, e dal successivo regolamento che in alcuni punti cita il recupero dei castagneti e dà la possibilità, come dire, di fare degli interventi con maggior facilità, ecco, diciamo così, nel momento in cui si voglia recuperare appunto il frutteto abbandonato e riportarlo sul stato originale. Quindi, diciamo, c'è stato un percorso di condivisione negli anni con la Regione che ha portato a dei frutti e a dei risultati molto interessanti che in questa fase qua ritengo personalmente sia opportuno, come dire, approfondire e integrare con tutti questi nuovi stimoli che stanno venendo fuori anche da questi incontri molto interessanti. Grazie Stefano, ci stiamo vicini alla fine, che sennò diventa anche lungo l'incontro. Vorrei coinvolgere e saluto anche Mauro Pierig, presidente dell'associazione Sapori delle Valli. Lo coinvolgo perché appunto ci si sta ragionando parecchio anche sul tema della filiera in generale della castanicoltura, no? E proprio l'associazione adesso ha in gestione il punto, diciamo, l'ex latteria, il punto di San Pietro, che può ricoprire può diventare un punto fondamentale anche all'interno della filiera, no? Ricoprendo anche quella che è già stata l'esperienza in passato degli anni Ottanta, e magari andremo a approfondirla magari anche nei prossimi incontri, proprio della cooperativa, no? Dello smercio, del commercio del prodotto anche castagna. Mauro, hai voglia di dirci, di farci un saluto, comunque di raccontarci un po' quello che è il pensiero, l'obiettivo della struttura? Sì, volentieri. Intanto ringrazio per l'invito. Beh, noi come associazione, sì, è vero, Francesco, abbiamo preso in gestione il centro e abbiamo anche presentato un progetto per la ristrutturazione del centro che prevede anche una parte specifica sulla castanicoltura. Abbiamo presentato questo progetto con un percorso di filiera completo che va fino alla trasformazione, perché riteniamo che ci sia stata l'interruzione della pulizia sotto i castagni
dopo che ha finito, che ha cessato il suo ruolo, la vecchia associazione produttori ortofrutticoli delle Valli della Natisone, che aveva sede in quel contesto, e di fatto faceva da riferimento, perché in qualche modo c'era una concentrazione del prodotto che poi veniva venduto in giro un po' in tutta la regione, ma anche al di fuori. Noi auspichiamo che, abbiamo visto già quest'anno come inizio con la manifestazione Sapori nelle Valli nel mese di ottobre, ci sono stati diversi produttori del territorio che hanno ricominciato a raccogliere le castagne, hanno ricominciato a raccoglierle perché avevano un punto dove andare a portarle per proporne la vendita. Noi le abbiamo acquistate e rivendute, e dando soddisfazione, insomma, no, dei risultati anche economici, perché diciamocela tutta che da diversi anni nelle valli del Natisone, forse da sempre nelle valli del Natisone, il castagno o la castagna era fonte integrativa di reddito. Non ci sono aziende che vivevano esclusivamente di castagne, però era una parte importante perché completava, no, integrava quello che era il reddito di base delle famiglie. Questo è mancato negli ultimi 20 anni e il risultato è stato l'abbandono complessivo totale di tutto quello che c'era. Il nostro problema è anche la conservazione, perché essendo le castagne nostre ormai nei boschi, no, una volta sotto nei prati era molto più facile la raccolta, ma era anche molto più facile la conservazione perché non c'erano tutti i batteri di decomposizione delle foglie che attaccano il frutto immediatamente appena cade, e quindi nel centro che noi abbiamo preso in gestione vorremmo realizzare anche una struttura per poterle conservare più a lungo, proprio per dargli una vita più a lungo, per dargli un valore anche commerciale diverso da quello che è attualmente, perché nel giro di 4-5 giorni, se non si vendono le nostre castagne così come sono oggi, sono guaste, molte sono guaste. E quindi io credo che di pari passo si debba andare avanti con tutte le realtà che ci sono sul territorio, collaborando tra tutte le associazioni che sono interessate a questo rilancio della castanicoltura, a cominciare dall'ERSA, che ha fatto un lavoro importantissimo di classificazione, di valorizzazione delle nostre varietà. Ricordo, Francesco, che abbiamo fatto nella manifestazione anche gli assaggi con le farina di Canalutte, no? che è stata un po' una cosa azzardata quando abbiamo cominciato il percorso. E con il dottor Fabbro quest'anno abbiamo fatto ulteriori farine, e vedremo che cosa ne viene fuori, perché i nostri gubanifici stanno pensando di presentare dei prodotti nuovi con queste farine, e quindi insomma ci sono tutta una serie di cose che bollono in pentola. Io credo che bisogna andare tutti nella stessa direzione, perché l'obiettivo è quello di veramente riprendere in mano questo prodotto. Non so se può bastare come intervento, ma diciamo no, che grazie che a dire oggi. Grazie Mauro, appunto anche dell'analisi in generale. Vista l'ora, io direi che siamo arrivati al termine di questo primo incontro. Ci eravamo posti l'obiettivo dell'ora e mezza, abbiamo sforato qualcosa. Intanto vi ringrazio tutti per la presenza. Vi ricordo l'appuntamento sarà per lunedì prossimo, sempre a partire dalle 6. Quello che andremo a svolgere durante il prossimo incontro è appunto ancora di più ci addentreremo all'interno dell'analisi in maniera molto specifica, secondo me, sullo sviluppo anche appunto della filiera e della trasformazione. Il grosso ruolo, secondo me, sarà proprio la partecipazione delle realtà agricole o comunque dei proprietari dei castagneti per sviscerare quelle che sono due domande, secondo me, veramente fondamentali. È appunto capire perché in passato, perché c'è stato l'abbandono della castanicoltura in generale, su questo come potremmo andare ad agire, no? E quali sono poi le opportunità in generale sulla filiera.
come mai, nonostante avendo anche il prodotto, non riusciamo a far decollare per adesso questo settore. Detto questo, appunto, vi do appuntamento al prossimo incontro. Ringrazio tutti per la presenza. Falla lì per Sam e buona serata. Buona serata, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera.